tutti, oggi vi presento la mia videoricetta. Si tratta di un dolce classico all'italiana, il tiramisù. Io vi propongo la mia versione, spero vi piaccia. Alla prossima! g di savoiardi, 500 g di mascarpone, 2 tuorli, 2 albumi, 60 g di cacao amaro, 50 g di zucchero eridania, 300 ml di caffè freddo, 500 ml di panna fresca, un cucchiaio di marsala. In una terrina verso i tuorli e aggiungo lo zucchero. Li lavoro insieme aiutandomi con una frusta. Dopodiché li pastorizzo a bagnomaria, continuando a mescolare finché risultino spumosi. In un'altra bowl verso gli albumi e li monto a neve con lo sbattitore. Quindi li tengo da parte. Riprendo il composto di uova e zucchero e vi aggiungo a cucchiaiate il mascarpone. Monto il tutto perché voglio una cremina morbida. Ora aggiungo qualche cucchiaiata di caffè freddo e il marsala e aziono le fruste. A parte monto la panna, mi raccomando, dovrà essere ben fredda. E l'aggiungo un po' alla volta alla crema di mascarpone. Riprendo a frullare e aggiungo gli albumi montati a neve, lavorando stavolta con una spatola e a movimenti dal basso verso l'alto. Procedo ad inzuppare i savoiardi nel caffè, mi raccomando, non troppo, e li posiziono nella pirofila, uno accanto all'altro. Dopodiché verso a cucchiaiate la crema e la spalmo uniformemente. Con un setaccio cospargo la superficie di cacao e proseguo con un altro strato di savoiardi. Volendo ne potrete aggiungere un terzo, dipende dalla grandezza della pirofila. Aggiungo la crema e la stendo con un cucchiaio fino a coprire del tutto i savoiardi. Per la decorazione ho pensato di spalmare la crema in uno stampino a semisfera in silicone. Con un coltello ne elimino l'eccesso e tengo in freezer finché le cupolette non induriranno. Quindi le posiziono l'una accanto all'altra e le ricopro con una spolverata generosa di cacao amaro. Prima di consumarlo vi consiglio di tenerlo in frigo almeno 2 ore.
Formo i cornetti avvolgendoli su se stessi, iniziando dalla base, tirando leggermente e delicatamente. Più lungo è il triangolo, più giri si potranno fare e più bello sarà esteticamente.